Abbiamo voluto lasciare un'ulteriore traccia, un'ulteriore impronta dopo quelle immediatamente successive alla morte, quella dello scorso anno. Questi sono 18 fiori stilizzati con un'anima che raccoglie invece i fiori vivi. È il segno che abbiamo voluto lasciare cercando di mantenere la memoria, dedicandola a Pamela, ma soprattutto cercando di trasmettere un messaggio positivo grazie proprio alla dedica a Pamela sulle parole di Bianca Cordella Petrillo che ci dice che nasciamo ma non moriremo mai più, e quindi sia dentro un'ispirazione più religiosa, ma anche quella laica del non credente, la vita resta sempre in vita anche se ovviamente le persone ci abbandonano. L'amministrazione vuole dire grazie a Emilio Antinori, che è la persona che ci ha ispirato nella scelta del fiore come simbolo di questo luogo. Il fiore è un'emozione riceverlo, donarlo, ma anche a chi le osserva. Emilio ha voluto imperniare il significato di questo spazio con il fiore, e quindi è lui che ci ha aiutato a trasmettere il simbolo del fiore, ma soprattutto anche del colore e della gioia per un luogo che deve restare dentro un contesto bello, accogliente, ma soprattutto gioioso.